La famiglia delle Z è la vera protagonista delle Kawasaki nel 2020. C'è stata la Z900, la ZH2 è la vera star, ma qui siamo in compagnia della nuova Z650, la più amata dagli italiani. Rispetto alla moto che sostituisce non c'è una vera e propria rivoluzione, ma per di più un affinamento e un miglioramento tecnico e tecnologico. Quali sono le novità? Scopriamole insieme! La più evidente da vedere è senza dubbio l'aggiornamento del look. C'è un nuovo frontale, ancor più in stile Sugomi, che per Kawasaki vuol dire un aspetto ancora più aggressivo, come quello di un felino in attesa di attaccare la sua preda. C'è davanti al cupolino un nuovo faro totalmente a LED, mentre sono ancora tradizionali le frecce, ma sono disponibili a LED come optional, e sono stati rinnovati anche i fianchetti qui laterali. L'altra grande novità, anche questa visibilissima agli occhi, è la nuova strumentazione TFT a colori, che è in grado di connettersi con lo smartphone per interfacciare appunto il nostro telefono con la strumentazione tramite l'app Radiology. Per il resto non ci sono grosse novità, squadra che vince non si cambia. Viene confermata infatti la forcella, così come il bicilindrico parallelo fronte marcia, che eroga 68 cavalli e 64 Nm di coppia massima. Proseguendo verso il posteriore però una piccola novità c'è, ovvero il nuovo scarico. Il motore viene dichiarato da Kawasaki come Euro 5 Ready, in realtà, lo sottolineiamo, è ancora omologato Euro 4. Per il resto poi, proseguendo, abbiamo qui al posteriore la sella per il passeggero, che ora è molto più confortevole. Chicca finale, le nuove gomme Dunlop. La Kawasaki Z650 è una moto adatta a tutti, ce ne si accorge anche guardando la posizione in sella e l'altezza di quest'ultima. La seduta infatti è posta a 79 cm dal suolo, veramente molto in basso. Se come me non superate il 1,75 m, la situazione è ancora accettabile. Ma se siete degli spilungoni, il mio consiglio è quello di dedicare le vostre attenzioni alla sella opzionale più imbottita di 3 cm. Il manubrio risulta molto stretto, ma ci sono ottime leve regolabili sia per la frizione che per il freno. Spesso la definizione di entry level, facile e poco impegnativa, viene fraintesa anche per colpa della sindrome da macismo che imperversa nel motociclista. La Z650 di Kawasaki è la classica moto che consiglierei all'amico alle prime armi, magari fresco di patente a due, dato che è disponibile in versione depotenziata a 48 cavalli, come allo zio che ritorna in sella dopo tanto tempo. Il merito va dato al temperamento moderato, ma non anonimo del motore, che sa sorprendere, e alla facilità con cui ci si entra in sintonia. La frizione assistita, dotata anche di funzione antisaltellamento, è leggera e prevedibile allo stacco. Spegnere la Z650 in partenza è praticamente impossibile. Il peso contenuto invece la rende facile da manovrare, quasi quanto una bicicletta.
Se state guardando questo video, probabilmente avrete davanti le immagini di strade assolate e io che mi diverto come un pazzo in sella a una moto di media cilindrata. Quindi risulta difficile credere che io vi possa parlare di traffico, invece non è così. Con un po' di fantasia mi immagino in una delle nostre metropoli e credo che il manubrio stretto, la sella bassa e l'agilità da scooter saranno elementi che chi usa la moto per recarsi a lavoro non potrà che apprezzare. L'esercizio di immaginazione certo finisce appena la strada inizia ad essere più tortuosa e qui la Z650 mi ricorda di essere una naked di rango. L'aspetto che più mi convince è senza dubbio il carattere del motore. Con un filo di gas si passeggia in supless, ma se si gira la manetta il carattere viene fuori e come. Spinta ai medi regimi e la sua elasticità sono il punto forte, tanto da rendere pigro il mio piede sinistro e farmi dimenticare del cambio, che è comunque rapido e preciso negli innesti. L'allungo non è il suo punto forte, dopo i 7000 giri al minuto la spinta inizia a calare, ma c'è birra in abbondanza anche all'andatura autostradale. Il tutto contenendo i consumi. Alla fine di una giornata a passo ben più allegro dell'andatura turistica, il dato rilevato dal computer di bordo è di 5,2 litri per 100 km. Dopo le feste e un dicembre quasi in totale assenza di moto e strade ricche di curve, possono mai essere i consumi la mia prima priorità? Ovviamente no, anche perché tra le curve la Kawasaki Z650 diverte parecchio. La discesa in piega è rapida, ma mai brusca, mentre sul veloce si dimostra sempre precisa. Anche l'accoppiata sospensioni e freni mi convince. La forcella tarata sul morbido affonda il giusto per inserirsi bene in curva, ma poi si fa più sostenuta, mentre il monoammortizzatore mostra il fianco solo quando il ritmo diventa forsennato. Meno male che i freni non deludono, ottimo il mordente offerto dall'anteriore, di potenza ce n'è d'avanzo. Peccato per una leva fin troppo reattiva se si considera quale sarà l'utente finale. Ora però vi lascio con un interrogativo. Secondo voi, con 7000 euro, meno di 100 cavalli, meno di 200 kg di peso, zero elettronica sofisticata, niente sospensioni racing, è ancora possibile divertirsi? Secondo Kawasaki sì, secondo me anche. La risposta ora sta a voi. La nuova Kawasaki Z650 2020 è disponibile nei concessionari a partire dalla fine di questo mese. Il prezzo 7.090 euro che per i primi tre mesi di commercializzazione scende di 300 euro, quindi fino a 6.790 euro per la versione verde, 6.890 per quella nera oppure bianca. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video e ovviamente seguiteci sui canali social Instagram, Facebook e Twitter e per tutti gli approfondimenti sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!